Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la tua volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 22 maggio 1919. Continuando il solito mio stato, la mia piccola mente si perdeva nel santo volere di Dio e non so come comprendevo che la creatura non ridà a Dio la gloria che è obbligata a dare e mi sentivo amareggiata. E il mio dolce Gesù, volendomi istruire e consolare con luce intellettuale, mi ha detto: Figlia mia, tutte le mie opere sono complete, sicché la gloria che mi deve dare la creatura sarà completa e non verrà l'ultimo giorno se tutta la creazione non mi dà l'onore e la gloria da me stesso voluta e decisa. E ciò che non mi danno gli uni, prendo dagli altri e raddoppio le grazie in questi che altri mi respinsero, e da questi ricevo doppio amore e gloria. In altri, a seconda delle loro disposizioni, giungo a dare grazie che darei a 10, ad altri a 100, ad altri a 1000, e alle volte do grazie che darei a città, a province e anche a regni interi. E questi mi amano e mi danno gloria per 10, per 100, per 1000, eccetera. Così la mia gloria viene completata da parte della creazione e quando vedo che la creatura non può giungere
Ad onta della sua buona volontà la tiro nel mio volere, dove trova virtù di moltiplicare un atto solo per quanti ne vuole. E mi dà gloria, onore e amore che altri non mi danno. Perciò sto preparando l'era del vivere nel mio volere. Perché ciò che non hanno fatto nelle generazioni passate e che non faranno in quest'era della mia volontà, completeranno l'amore, la gloria, l'onore di tutta la creazione, dando loro grazie sorprendenti e inaudite. Gesù, ecco perciò chiamo te nel mio volere e ti sussurro nell'orecchio. Gesù, depongo ai tuoi piedi l'adorazione, la sudditanza di tutta l'umana famiglia. Depongo nel tuo cuore il ti amo di tutti. Sulle tue labbra vi imprimo il mio bacio per suggellare il bacio di tutte le generazioni. Con le mie braccia ti stringo per stringerti con le braccia di tutti, per portarti la gloria di tutte le opere delle creature. Ed io sento in te l'adorazione, il ti amo, il bacio di tutta l'umana famiglia. E come non dovrei dare a te l'amore, i baci e le grazie che dovrei dare agli altri? Ora sappi, figlia mia, che la creatura, ciò che fa in terra, è il capitale che si fa per il cielo. Sicché se poco ha fatto, poco avrà. Se molto, avrà molto. Se uno mi ha amato e glorificato per 10, avrà 10 contenti di più, corrispondenti ad altrettanta gloria, sarà amata da me 10 volte di più. Se un altro per 100 e per 1000, avrà contenti amore e gloria per 100 e per 1000. Così io darò alla creazione ciò che ho deciso di dare, e la creazione mi darà ciò che io devo ricevere da loro, dalle mie creature. E la mia gloria sarà completata in tutto. 24 maggio 1919. Mi sentivo molto oppressa e afflitta per la privazione del mio Gesù e gli dicevo con tutto il cuore: vieni, vita mia, senza di te mi sento morente, ma non per morire, ma solo per sempre morire. Vieni, non ne posso più, non ne posso più. Il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e lo sentivo che mi baciava forte il cuore. E poi, svelandosi, mi ha detto: figlia mia, sentivo un irresistibile bisogno di sfogarmi con te in amore. Ed io subito: Gesù, quanto mi fai soffrire! La tua privazione mi uccide, tutte le altre pene mi sarebbero nulla. Anzi, sorrisi e baci tuoi, ma la tua privazione è morte senza pietà. Ah, Gesù, Gesù, come sei cambiato! E lui, interrompendo il mio dire, mi ha detto: figlia del mio amore, non vuoi persuaderti che guardo il mondo attraverso di te? E sei costretta, siccome dimoro in te, a sentire ciò che mi manda il mondo. Durezza, tenebre, peccati, furore della mia giustizia. Sicché invece di pensare alla mia privazione, devi pensare a difendermi dai mali che mi mandano le creature e a spezzare il furore della mia giustizia. Così io resterò difeso in te e le creature meno colpite. Giugno 1919. Stavo pensando alla passione del mio Signore, del mio sempre amabile Gesù, specie quando si trovò sotto la tempesta dei flagelli, e pensavo tra me: quando Gesù potette soffrire di più? Nelle pene che la divinità gli aveva fatto soffrire in tutto il corso della sua vita, oppure nell'ultimo giorno da parte dei giudei? Ed il mio dolce Gesù, con una luce che mi mandava all'intelletto, mi ha detto: figlia mia, le pene che mi diede la divinità superano di gran lunga le pene che mi diedero le creature, sia nella potenza come nell'intensità e molteplicità e lunghezza di tempo. Ma però non ci fu ingiustizia né odio, ma sommo amore, accordo da ambo le parti, di tutte e tre le divine persone, impegno che io avevo preso su di me di salvare le anime a costo di subire tante morti per quante creature uscivano fuori alla luce della creazione che il Padre con sommo amore mi aveva accordato.
Nella divinità non esiste né può esistere né l'ingiustizia né l'odio, quindi incapace di farmi soffrire queste pene. Ma l'uomo col peccato aveva commesso somma ingiustizia, odio, ed io per glorificare il Padre completamente dovevo subire l'ingiustizia, l'odio, le burle. Ecco perché l'ultimo dei miei giorni mortali soffrì la passione da parte delle creature, dove furono tante le ingiustizie, gli odi, le burle, le vendette, le umiliazioni che usarono contro di me, che la mia povera umanità la resero l'obbrobrio di tutti, tanto da non sembrare che fosse uomo. Mi sfigurarono tanto che loro stessi avevano orrore a guardarmi. Ero l'abiezione e il rifiuto di tutti. Sicché potrei chiamarle due passioni distinte. Le creature non mi potevano dare tante morti né tante pene per quante creature e peccati si dovevano fare da esse. Erano incapaci e perciò la divinità ne prese l'impegno. Ma con sommo amore e d'accordo da ambo le parti. D'altronde la divinità era incapace di ingiustizia, di odio, eccetera. E allora sottentrarono le creature e completai in tutto l'opera della redenzione. Quanto mi costano le anime. Ed è perciò che le amo tanto. Un altro giorno stavo pensando tra me: il mio amato Gesù me ne ha dette tante, io sono stato attenta a fare ciò che mi ha insegnato. Oh, come scarseggio nel contentarlo. Come mi sento inabilitata a tutto. Sicché tanti suoi insegnamenti saranno la mia condanna. E il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, perché ti affliggi? Gli insegnamenti del tuo Gesù mai serviranno a condannarti. Ancorché facessi una sola volta ciò che ti ho insegnato, nel cielo dell'anima tua è sempre una stella che ci metti. Perché come io distesi un cielo sulla natura umana ed il mio fiat lo tempestò di stelle, così ho disteso un cielo nel fondo della tua anima. Ed il fiat del bene che fa, perché ogni bene è frutto del mio volere, viene e abbellisce di stelle questo cielo. Sicché se fa 10 beni, vi mette 10 stelle. Se 1.000 beni, 1.000 stelle. Onde pensa piuttosto a ripetere quanto più puoi i miei insegnamenti, per tempestare di stelle il cielo dell'anima tua, affinché il cielo della tua anima non sia inferiore al cielo che splende sul vostro orizzonte. Ed ogni stella vi porterà l'impronta dell'insegnamento del tuo Gesù. E quanto onore mi farai. Bene, oggi è venerdì, per cui ho preferito prolungare la lettura con questo terzo scritto che parla in maniera assai edificante della passione che Gesù visse da parte delle creature, che la visse soprattutto, ecco, nella giornata del venerdì, dopo la cattura al Getsemani, anche se già nel Getsemani, insomma, visse la passione spirituale, soprattutto perché, come abbiamo proprio divinamente ascoltato dalla spiegazione di Gesù, Gesù ci mostra le ragioni di questa doppia passione. Questa è una cosa che ci ha proprio rivelato attraverso gli scritti, certamente in perfetta continuità e coerenza con le rivelazioni che stiamo celebrando in questo mese del Sacratissimo Cuore. Ricordiamo sempre che a Santa Margherita Gesù, mostrando il cuore con la croce infissa al centro, spiegò che quella croce era simbolo delle indicibili sofferenze che egli patì dall'istante stesso della sua incarnazione. Quindi non è nuova, diciamo così, la dottrina. È nuova però la spiegazione. Io almeno non, personalmente non conoscevo questi dettagli, no? E questo deve spingerci a farci proprio innamorare ancora di più di Gesù. E Gesù dice questa cosa qui. Dice: io devo fare due cose. Primo, ridare al Padre la gloria che dovevano dargli tutte le creature, e quindi prendermi talmente tante morti, talmente tante situazioni su di me, che ci voleva la divinità a farmele vivere. Quindi non ci sarebbe bastata la cattiveria umana. Le creature non potevano dare tante morti e tante pene
per quante creature e peccati si dovevano fare da esse. Questo è chiaro, questo qui, no? Immaginiamo solo le creature e i peccati che hanno commesso, cioè tutte, da quando il mondo è mondo e fino all'ultimo uomo, se qualcuno è capace di numerarli, insomma. Per cui, per quanto anche se Gesù l'avessero ammazzato di botte incessantemente, da quando era bambino fino a quando è morto, non sarebbe stato sufficiente questo. E quindi questo l'ha fatto la divinità, e queste pene, Luisa si chiedeva, dice, ma per esempio il massacro della flagellazione, la crocifissione, tutte quelle cose orribili che Gesù ha vissuto in questo giorno per noi, dice, ma ti ha fatto soffrire più questo o le pene divine? Gesù dice, le pene divine superano in intensità, molteplicità e lunghezza. Eccoci, però nelle pene del venerdì santo e del giovedì santo della mia passione c'è qualcosa che la divinità non me la poteva dare, cioè l'odio, l'ingiustizia, le burne, gli scherni. Chi poteva sputare in faccia a Gesù? Sputare in bocca a Gesù, come dicono purtroppo alcuni dettagli delle ore della passione. Chi poteva infierire in maniera disumana, trattandolo molto meno che una bestia, quindi facendogli proprio sentire la violenza malvagia, quella violenza che fa male non soltanto per gli indicibili dolori fisici che provoca, no? Ma per il come viene subita, cioè che ci si sente odiati, cioè che ci si sente che una persona sta scaricando tutta la montagna di odio e di male che prova contro di te senza nessun limite, senza nessuna remora. Questo Gesù ha vissuto in questo giorno e questo la divinità non poteva farglielo vivere. È impossibile, perché la divinità, come dire, è incapace di odiare se stessa, qualunque cosa che abbia creato, e non può commettere nessun tipo di ingiustizia. Chi poteva prendere in giro Gesù, farlo re di burla, ecco. Lui che è re dell'universo, motteggiarlo e renderlo ridicolo, insomma, scherzare su questa sua realissima attribuzione e farla diventare oggetto di tortura e di scherno. Schiaffi, sputi in faccia, corona di spine, scettro con una canna, clamide rossa tutta sozza, tutta ridotta a mezzo straccio. E quindi ecco svelato che bisogna mettersi in ginocchio, insomma, no? Questo grande mistero, da cui la figura del nostro Redentore, pieno di amore, si staglia gigantesca, certamente più gigantesca di quella che emerge dalla semplice e assai poco fatta contemplazione dei dolori e delle pene della passione dell'ultimo giorno della vita terrena di Gesù. Ecco, era bene cominciare da quest'ultimo capitolo, perché oggi è venerdì, appunto. In quelli precedenti, ecco, Gesù fa riferimento primo all'era del vivere nel mio volere. C'è un'era. Penso che quando chi ama Gesù sente questa parola, gli viene subito, come dire, un sospiro di desiderio, ecco, un'aspirazione profonda. Magari la potessimo vedere quest'era, arrivasse presto, insomma, che penso che tutti siamo, non è bene dire stanchi, perché sappiamo che siamo sotto volontà divina permissiva, ma siamo belli comunque saturi, ecco, di tanto male che si vede dovunque, insomma, no? Che a volte sembra una marea montante di fango e di dolore inarrestabile, insomma, peggio di uno tsunami, che non ci si può fare niente, ecco. E in parte è vero, ci si può fare niente, no, ma non troppo, insomma, poco.
E quindi si vive nella speranza che chi ci metta le mani sia nostro Signore, speranza che deve essere ferma e solida. Ecco, perché così sarà. Ecco, e che cosa succederà in quest'era? Cioè, tutti daranno a Gesù la gloria, l'onore e l'amore che gli è dovuto. E sarà era di grazie sorprendenti ed inaudite. Ecco, queste realtà, in attesa dell'avvento di questo era, queste realtà possono e devono essere vissute da chi già vive nel Divino Volere. E qui Gesù fa degli esempi molto belli. La vita nella Divina Volontà, questo dobbiamo averlo chiaro, ha tra gli elementi costitutivi quello di volersi offrire al Signore, a Dio, per dargli la gloria, l'onore, l'adorazione, il ringraziamento dovuto da tutta la creazione, razionale e irragionevole, e che quello razionale non gli dà perché non vuole a causa dell'umana volontà, e quello irragionevole non gli dà perché non è capace, non avendo intelletto e volontà. Quindi questo è un elemento costitutivo ed è il fondamento per cui noi facciamo atti e giri, che sono alcune delle operazioni tipiche che si fanno nel mondo della Divina Volontà. Adesso, quanto ci impegniamo in questo punto interrogativo? Per due? E avremo gloria per due, doppio amore. Per 10? Avremo la gloria per 10. Per 100? Per 100. Per 1000? Per 1000. Per città? Per regni? Questo si moltiplicheranno, attenzione, in gloria nell'altro mondo e in grazie sorprendenti ed inaudite qui. E Gesù fa qualche piccolo riferimento, no? Dico, se io sento in te l'adorazione, il ti amo, il bacio di tutta l'umana famiglia, ti pare che non ti farò sentire l'amore, che non ti darò i baci e le grazie che dovrei dare agli altri? E qui Gesù ci dà un grande input di responsabilizzazione, questo è un altro aspetto a mio avviso basilare, ecco, della vita nella Divina Volontà, che richiede la comprensione profonda proprio di alcuni principi poco considerati generalmente, ma importantissimi. Io lo chiamo il mondo della Divina Volontà, il mondo della libertà. Queste cose Gesù ce le dice. Quanti atti hai fatto oggi, per esempio? Non lo devi prendere, dice, ma sono stato bravo, sono stato cattivo, come se uno dovesse stare, come dire, a fare i compitini a scuola, lascia aperta sta roba qui. E il problema è che quello che si fa si ritrova, diceva la mia buona e santa nonna. Quello che si fa si ritrova. Gesù dice, ciò che fa in terra la creatura è il capitale che si fa per il cielo. Se poco ha fatto, poco avrà. Se molto, avrà molto. Se avrà sprecato le grazie, sputandogli sopra, quelle grazie, dice Gesù, io le darò a un altro. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi, si trova nel Vangelo, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. Ciò che non mi danno gli uni, prendo dagli altri e raddoppio le grazie in questi che altri mi respinsero. Questo è. Quindi che cosa vogliamo farci noi con la nostra vita terrena? E questo lo decidiamo noi, questo qui. Anche per un sacerdote, quindi il modo con cui poi ci si relaziona nei confronti del prossimo, no? Cioè, le cose si dicono, ma se tu poi vuoi farle, figlio mio, guarda, se le fai, tanto meglio per te. Non meglio per me, Il mio compito è da sacerdote dirtele per darti la possibilità di conoscere se vuoi scegliere il bene, ma sei tu che devi fare le scelte. E devi fare le scelte non il regno della Divina Volontà, il regno dell'amore. San Giovanni si dice che certamente esiste un passaggio, una fase, lo meditavamo ieri sulla base del libro del Siraci, dell'Ora Santa. Esiste un momento di passaggio, un momento in cui l'anima avverte il timore, avverte la paura,
avverte il peso dei propri peccati, avverte anche il pericolo, insomma, che se il nostro Signore non ci perdonasse, insomma, rischieremmo di fare una brutta fine. Ma questa è una fase di passaggio. Il regno della divina volontà è il regno dell'amore, d'accordo? Il regno dell'amore. Ecco, e quindi tu devi essere mosso dall'amore a Gesù. E l'amore a Gesù è un fatto, in ultima analisi, che tu devi imparare a vedertela tra te e lui. Non si tratta di fare bella figura davanti al confessore, al padre spirituale, o davanti agli uomini, o davanti al parroco, o davanti agli altri fedeli, al proprio gruppo. No. Si tratta di vedere che cosa farci con tutto quanto quell'amore che Gesù ci ha dato e quanto gliene voglio ricambiare, fino a che punto. Fino a che punto. Ecco, e questo lo dobbiamo decidere noi. E non possiamo delegarlo a nessuno. Ecco. È bellissima questa cosa, veramente molto, molto bella. Ed è proprio un tratto caratteristico, a mio avviso, di questo mondo. Il timore scompare, la vita diventa una vita di amore riconosciuto e goduto anche in questo mondo, amore da parte di Gesù, in tutte quante le sue forme, amore di diletto, amore di delizia, amore di privazione, amore di languore, e a volte amore di compassione. Compatire le sofferenze di Gesù, piangere con lui, ma è sempre comunque amore. Qualunque cosa ti faccia, è sempre comunque amore. E anche qui sappiamo i grandi maestri di spirito che già in passato ci davano delle buone massime, delle buone dritte, no? La misura dell'amore è amare senza misura. E quindi su questo ci si parte, ecco, per un viaggio. La velocità di crociera dipende dalla nostra libertà. Dove vogliamo arrivare dipende dalla nostra libertà, eccetera. Libertà, ripeto, responsabile. Hai fatto poco? Poco avrai. Hai poche grazie da Gesù su questo mondo? Ma tu dici, come mai? Te lo fai questa domanda? Sicuramente perché non hai dato a Gesù molto. E se Gesù dai poco, lui ti ricambia con poco. E attenzione perché il poco che hai adesso, sarà poca gloria in paradiso. A te la scelta. Mi verrebbe di nuovo, come già nella meditazione di ieri, citare nuovamente i miei amici i The Sun. Hanno fatto una bellissima canzone che si chiama A te la scelta di chi sarai. Molto, molto bella. Ecco, una canzone. Loro non credo che l'abbiano scritta pensando alla divina volontà, ma ecco, ascoltarla, ecco, ci fa, ha dei diversi punti di contatto, perché poi insomma lo Spirito Santo gira e a volte fa dire, no? E fa fare considerazioni anche al di là di quello che noi comprendiamo, questo è noto, diciamo così, nella vita interiore. Ecco, poi Luisa, anche qui, ci mette a giorno della sua esperienza, del martirio d'amore, della morte vissuta senza morire, nell'assenza di Gesù. Ecco, tante volte abbiamo meditato che questa cosa non la si può comprendere pienamente se non si ha esperienza, però anche qui, come tante volte abbiamo detto, ecco, certamente Gesù si attende delle risposte da noi quando si nasconde, o perché l'abbiamo fatto nascondere noi con qualche peccato, qualche cosa brutta, o perché si nasconde, appunto perché vuole vedere se lo cerchiamo, quanto lo cerchiamo, quanto lo desideriamo, e noi come reagiamo? Andiamo a cercare consolazioni altrove, quindi andiamo a cercare palliativi, diversivi, dice vabbè Gesù non c'è sta, quindi mo andiamo, occupiamoci di altro, no? Se a prendere qualche divertimento, attenzione che non voglio con questo dire che nella divina volontà ci sono i divertimenti leciti, quindi il Signore è contento che noi ci prendiamo un divertimento lecito in Lui, prendendo anche in quello il suo ti amo,
facendolo venire a divertire con noi, insomma, quindi non si tratta di questo, no? Chiaro però che se io vado a distrarmi perché avverto la solitudine della privazione di Gesù, e quindi anziché cercarlo, chiamarlo, invocarlo, penso ad altro, non va. Quindi non va e certamente non mi fa crescere in santità, perché Gesù piace essere desiderato, essere cercato, essere amato, e questo fare solo questo è già riparazione per tutti quelli che non lo cercano, che non lo amano, che non lo desiderano, che se ne infischiano di lui. Questo ci dobbiamo pensare. Ci hai mai pensato che quando Gesù si nasconde è perché vorrebbe vedere quanto lo desideri, quanto lo chiami, quanto lo invochi? E nel tuo desiderio, nella divina volontà chiaramente, nella tua invocazione, essere riparato dei molti che sono indifferenti e che non se lo filano proprio, tutto quello che ha fatto per noi. Questo è certamente un argomento che può e deve essere oggetto della nostra considerazione, anche se non siamo destinatari di queste cose straordinarie che Luisa e i grandi santi hanno vissuto. Quindi questo aspetto vale certamente per tutti. E anche questo aspetto, concludiamo la meditazione, ecco, per delle singolari due incidenze, è molto, come dire, molto adatto al mese che stiamo vivendo, che è appunto il mese del Sacro Cuore, dove Gesù chiede riparazione per le indifferenze, per le freddezze di molti, no? Ecco, e una è quella appunto che abbiamo appena considerato. Bene, Santa Vergine Maria, ti ringraziamo immensamente per quello che abbiamo considerato e soprattutto per la considerazione profonda delle pene di Gesù, e aiutaci a vivere bene la nostra libertà. Ecco, tu sei stata colei che, altro che per uno, per 10 e per 1.000, ecco, la tua scelta l'hai fatta in maniera forte e irreversibile nella tua esistenza. E tutto hai avuto e tutto hai dato, veramente tu al Signore lo hai straamato e strariparato per tutti, e se fosse possibile anche di più. Ecco, non ci arriveremo, ecco, alla tua grandezza, ecco, però aiutaci a fare del nostro meglio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.